Introduzione. La Via Crucis, così come la conosciamo noi, come forma più ordinaria e popolare di devozione alla Passione di Cristo, per contemplare le sue sofferenze e farci toccare dalla compassione, è l'ultimo anello di una lunga serie di pratiche di pietà che si sono sviluppate nel corso del tempo. Già a partire dal IV secolo iniziarono i pellegrinaggi in Terra Santa e il Calvario e il Santo Sepolcro divennero meta di una speciale processione che poi, con il tempo, si estese agli altri luoghi santificati dalle sofferenze del Signore. Nel Medioevo latino è San Francesco che con il suo presepe dà un forte impulso ad una spiritualità dell'immagine e, di conseguenza, all'evangelizzazione. Francesco vede i personaggi del presepe come la possibilità per il fedele di immedesimarsi negli stati d'animo, nei sentimenti e nei pensieri di questi personaggi. Ciò dà luogo ad un approccio molto più integro e complesso del semplice annuncio verbale, poiché, infatti, la salvezza è realizzata dal Verbo incarnato, dal Figlio di Dio fatto uomo, è necessario che coinvolga l'uomo intero e così integralmente da proporre e creare uno stile di vita che ci faccia contemporanei di Cristo e degli eventi salvifici. Non si tratta dunque solo di semplice rappresentazione, perché tanti erano stati presenti alla Passione di Cristo, eppure non hanno riconosciuto Gesù come Figlio di Dio e Salvatore degli uomini. Si tratta di un'immagine plasmata dalla parola di Dio e dalla grande teologia. Pochi secoli più tardi, già in piena modernità, Sant'Ignazio di Loyola riafferma l'importanza dell'immaginario spirituale. Anche lui, negli esercizi spirituali, sprona l'esercitante a servirsi dell'immaginazione per il profitto spirituale, all'interno delle essenziali coordinate teologiche, per coinvolgersi più integralmente con tutte le sue capacità e infiammarsi così maggiormente per il Signore. Per Ignazio, il profitto spirituale non consiste nell'elaborare qualche immaginazione fantasiosa, ma è un'intima conoscenza di Dio che ci infiamma con il suo stesso amore. Il momento in cui viviamo ci sembra particolarmente adatto per riappropriarci di questa tradizione che unisce teologia, arte e spiritualità. L'arte rende visibile la concretezza, la carne della parola e della nostra fede e ci fa partecipi del mistero a cui si richiama Gregorio Nazianzeno. Alcune gocce di sangue cadute nel grande calice della terra hanno rinnovato tutto l'universo. Questa Via Crucis si trova a Mengore, presso la chiesa di Santa Maria a Tolmin in Slovenia, sulla cresta delle Prealpi Giulie. La Via Crucis fu costruita dopo la Prima Guerra Mondiale, che aveva visto Mengore teatro di tanta sofferenza. Ma la sofferenza non finì lì e continuò durante il periodo fascista. Questa zona di confine era allora in Italia, e poi con il comunismo. Quando Mengore passò sotto la Jugoslavia comunista, la Via Crucis fu distrutta. Il parroco Milan Sirk ha voluto che questo monte, testimone di tanta violenza, riavesse la sua Via Crucis e l'ha chiesta a padre Rupnik con l'atelier del centro Aletti, che l'hanno realizzata nel 2008. Nelle scene della Via Crucis a mosaico si vedono solo squarci di volti, barlumi di occhi, per concentrare tutta l'intensità spirituale sul volto, nello sguardo, dal momento che il volto è la rivelazione della persona. Come di consueto, allo scritto che accompagna le immagini sono aggiunte citazioni tratte da antichi scritti cristiani. Così si evidenzia ancor di più che una devozione che si penserebbe tipica dell'Occidente del secondo millennio
pur con le ricchezze e le sottolineature che questo ha portato, affonda le sue radici liturgiche e dogmatiche nel cuore del mistero cristiano, contemplato da sempre dagli occhi dei cristiani. Gesù condannato a morte. Dopo il peccato che ha contaminato tutto, il pensiero umano non è più in grado di conoscere la verità, perché la verità è possibile conoscerla solo nella comunione con chi è la verità. La verità va cercata nella comunione, perché è la comunione. La verità non si conosce senza amore. Ma il peccato ha distrutto l'amore nell'uomo, cioè la verità. L'uomo allora si crea una verità da solo, frutto della propria fantasia, racchiusa nel suo piccolo mondo, schiava delle proprie passioni, e con ciò non fa più spazio a Dio. Perciò il volto di Cristo è sommerso. Pilato guarda nell'occhio di Cristo, ma non vede la verità. Matteo 4:12. Caifa, il sommo sacerdote, volge il proprio sguardo altrove, seguendo i suoi schemi religiosi che gli impediscono di vedere il Signore in un volto così vicino. Infatti, né il pensiero, né la legge, né la forza umana da soli sono in grado di vedere Dio, di conoscerlo, perché Dio è l'amore e l'amore è personale a un volto. Ma non è sufficiente neppure conoscere un volto. Occorre riconoscere in esso il volto di Dio che ama l'uomo. Questo volto, mite di Cristo, diventa lo spazio di incontro con Lui, di tutti quelli che sono giudicati e condannati. In esso li accoglie la mitezza e la compassione di colui che è stato giudicato ingiustamente. Ma anche a quelli che giudicano e con ciò confessano la loro lontananza da Dio, perché il giudizio appartiene solo a Dio, questo volto mite e buono, contemplandolo, offre la possibilità di essere accolti dallo sguardo del giudicato che assume la loro condanna. Muto rimaneva il tonante, senza parole, il verbo. Se infatti avesse alzato la sua voce, non sarebbe stato vinto, e vincendo non sarebbe finito sulla croce, ma non avrebbe salvato Adamo. Perciò, per poter patire, colui che confonde i sapienti vinse tacendo. E il giudice, vedendolo rimanere in silenzio, preso dall'imbarazzo, disse: «Che devo fare di quest'uomo che non parla?» Ed essi: «È colpevole dei delitti di cui lo accusate, per questo fa il muto, perché esulti Adamo». Romano il Melode, Contagion sulla Passione, capitolo secondo, paragrafo 7. Gesù caricato della croce. Cristo si carica della croce. La sua mano, di per sé forte, prende teneramente la croce, come se questo legno che ha il suo peso fosse l'umanità ferita, bisognosa delle attenzioni di Dio, delle sue cure. Perciò Cristo abbraccia la croce posandovi sopra teneramente il volto, come se desse la risposta dell'amore di Dio a ciò che è il male dell'umanità. La passione comincia ad essere sempre più esplicita. Il nuovo Adamo, immune dal peccato, si identifica con l'antico Adamo peccatore e assorbe nella propria vita l'antico con il suo peccato. Assumendo la croce, Cristo si addossa volontariamente l'umanità intera, cioè anche il suo peccato e il salario del peccato, la morte. Il peccatore non deve più cercare il peccato lì dove lo ha commesso o nella sua memoria,
ma vederlo sulla croce di colui che se lo è preso sulle spalle. Quando riesce a vedere la tenerezza della mano del Salvatore, che tocca la ferita e la carne dolente del peccatore, e quando si concentra sul volto di colui che assume il peccatore comincia a guarire. La sua memoria si libera dal peccato e si concentra sul Salvatore e la sua croce. Il santo Abramo, quando salì sulla montagna che Dio gli aveva mostrato, così che potesse sacrificare Isacco secondo l'ordine di Dio, caricò la legna sul ragazzo. Isacco, portando sulle sue spalle la sua croce e salendo alla gloria della passione, era figura tipologica di Cristo. Cristo ci ha insegnato che la sua passione era la sua gloria. Ha detto: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Giovanni 13, 31-32. Cirillo di Alessandria, commento a Luca, omelia 152. Il Verbo si è fatto portatore della carne, perché gli uomini possono diventare portatori dello Spirito. Atanasio di Alessandria, sull'Incarnazione e contro gli Ariani, 8. Gesù cade la prima volta. Con la stessa espressione del volto, velata da un leggero tocco di tristezza, Cristo ascolta la croce. Posandovi sopra la testa, accoglie la sua narrazione, il racconto del male del mondo. Solo il Creatore conosce gli abissi e le possibilità del peccato che l'uomo, con la sua libertà creata a immagine di Dio, può commettere. Perciò solo Lui, da Redentore, può prendere su di sé il male di cui una libertà separata dall'amore è capace. Con l'affermazione di sé, con una volontà sganciata dall'amore, l'uomo perverte la sua verità di essere immagine di Dio e la sua identità comincia ad essere in modo sempre più chiaro e deciso, scolpita come una croce. Cristo assume liberamente questo tragico cammino dell'uomo e raccoglie tutto ciò che di ogni uomo è la croce. L'agnello di Dio si è caricato dei peccati del mondo, ma per raccoglierli proprio tutti, lui stesso scende, cadendo per porre l'orecchio sull'ultima sofferenza e l'ultimo peccato consumato negli abissi nascosti delle tenebre. Il Signore Dio ha consegnato il proprio Figlio alla morte sulla croce a causa del suo ardente amore per la creazione. Non già che non avrebbe potuto riscattarci in altro modo, ma ha voluto manifestare così il suo amore traboccante come un insegnamento per noi. E mediante la morte del suo unico figlio ci ha riavvicinati a sé. Sì, se egli avesse posseduto qualcosa di più prezioso ce l'avrebbe dato, perché la nostra razza diventasse così sua proprietà. A causa del suo grande amore per essa, non rientrava nel suo beneplacito di far violenza alla nostra libertà, perché sarebbe stato capace di farlo, ma ha preferito che noi ci riavvicinassimo a lui mediante l'amore di ciò che potevamo comprendere. A causa del suo amore per noi e per l'obbedienza al Padre suo, Cristo ha accettato gioiosamente gli insulti e l'amarezza. Allo stesso modo, quando i santi diventano perfetti, raggiungono tutti la stessa perfezione
e riversando abbondantemente il loro amore e la loro compassione su tutti gli uomini, assomigliano a Dio. Isacco il Siro, prima collezione, 71. Gesù incontra la madre. Sul cammino della croce, Cristo si incontra con sua madre. Maria guarda sempre più attraverso l'occhio del figlio. L'amore fa vedere in un modo simile. Maria ha accolto e realizzato l'opera dello Spirito Santo, fino al punto che in lei la parola si è fatta carne. Ed è solo in sinergia, in collaborazione con lo Spirito Santo, che noi siamo in grado di vedere la nostra realtà e tutto il nostro vissuto in relazione a Cristo, anzi, in Lui. Tanto in Lui che gli sguardi coincidono, altrimenti la sofferenza e il dolore sono una tentazione alla quale l'uomo soccombe. Ma solo l'amore riesce a unirci così integralmente con Cristo, da vedere nella sua carne maltrattata e sofferta non solo il nostro destino, ma anche il senso con il quale lui ha cambiato il male in bene. Diventare cristoformi nella sofferenza vuol dire essere in grado di vedere il bene lì, dove nessuno più lo vede. Maria comincia l'apprendimento della sapienza della croce, della spada che trafiggerà il suo cuore. Luca 2:35, cioè del senso salvifico della sofferenza, del fallimento, della morte. L'occhio esteriore guarda un uomo percosso e umiliato fino alla morte. L'occhio interiore, unito a Cristo, vede la trasfigurazione dell'abisso. Maria, l'agnella, vedendo il proprio agnello trascinato al macello, lo seguiva assieme ad altre donne, consumata dal dolore, gridando a lui così: «Dove vai, o figlio? Perché hai intrapreso questa corsa veloce? Forse ci sono altre nozze a Cana e ti affretti per mutare di nuovo l'acqua in vino? Vengo con te, o figlio, o piuttosto resto con te. Dimmi una parola o verbo. Non passare accanto a me in silenzio, tu che mi hai serbata pura, tu sei infatti il mio figlio e Dio». Liturgia bizantina, Ufficio della Santa Passione, Contagion. Tu sarai ferita dalla punta dell'incertezza e i tuoi pensieri ti lacereranno in tutti i sensi. Colui che tu avevi sentito chiamare figlio di Dio e che sapevi essere nato senza intervento d'uomo, tu lo vedrai crocifisso, sul punto di morire, sottomesso ai supplizi inventati dagli uomini e, per finire, implorare e dolersi dicendo: «Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Una spada ti trapasserà l'anima». Origene, Omelie su Luca, capitolo 17, versetto 7. Gesù aiutato dal Cireneo. Sembra che la croce sia davvero un simbolo del male e della morte, che il peccato ha reso particolarmente vicino all'uomo. Eppure la croce rimane impersonale per lo sguardo dell'uomo, straordinariamente lontana, così come ogni dolore e sofferenza. E proprio per difendersi da essa, la reazione tipica della mentalità del peccato aggiunge alla sofferenza ancora altro dolore e la croce diventa sempre più pesante. Infatti non sono importanti le croci, ma i crocifissi. Portare per un breve tratto di strada la croce di uno che va alla crocifissione di per sé non è tanto grave. L'importante è non finirvi noi inchiodati, ma quando si coglie che quel crocifisso è colui che porta la croce di tutta l'umanità per essere inchiodato al posto nostro, allora lo sguardo cambia.
anche la mano. Tutto comincia a conformarsi a lui. Si può accogliere la sofferenza, accettare il male, solo in una relazione forte e sentita con Cristo, tanto intensa nell'amore da cercare di prendere la croce come la prende lui. Allora si porta la croce per un pezzo di strada, sapendo che alla fine è lui a salirvi sopra, lui ad essermi inchiodato e crocifisso, affinché io possa vivere non schiacciato dalla mia croce e dal male che ho ricevuto o inflitto. Secondo la tradizione antica, Simone di Cirene indica la trasformazione da uno che è costretto ad uno che accoglie. E questa è la parabola della vita per i cristiani, dalla schiavitù alla libertà dei figli, da un dovere ad un'adesione libera. La redenzione non è un gioco, né un'imposizione, né un'operazione automatica, ma il dono di un amore libero al quale rispondere solo con un'accoglienza libera. Non era conveniente che solo il Salvatore prendesse la sua croce, ma che anche noi la portassimo, adempiendo un duro servizio che per noi è fonte di salvezza. Origene, commento a Matteo 126. Veronica asciuga il volto di Gesù. La Veronica, con un gesto di tenerezza, libera il volto di Cristo dalle incrostazioni del sangue, del sudore, degli sputi. E il volto santo rimane impresso sul velo di questa donna. Quello che ci rende simili a Dio è l'amore, perché Dio è l'amore. La Veronica è immagine di una donna mossa dalla compassione, sentimento che ricorda Dio. E il velo che le serviva per il suo gesto di carità verso Cristo diventa il suo nuovo vestito. Lei si riveste di Cristo. L'immagine che era in lei trapassa il suo corpo. Tutto ciò che essa è e si rende visibile all'esterno, nei gesti, nel modo di muoversi, nel modo di pensare e di agire. In un certo senso, la Veronica diventa il Vangelo, cioè l'icona di Cristo. Diventa l'immagine della donna nuova, della donna redenta, perché coinvolta nella redenzione di Cristo. Il suo gesto diventa una sorta di lavacro. La Veronica pulisce il volto di Cristo, ed è lei ad essere lavata, rivestita nell'immagine di Cristo, di cui lei stessa è veramente immagine. La carità non è appagante, la carità semplicemente ci rende divini. Non siamo noi a fare la carità, ma è la carità di Dio che ci plasma, ci lava, ci riveste di gloria. La carità di Dio, accolta da noi, è ciò che noi fa il bene. Nulla ci dispone di più alla giustizia, né, per così dire, alla divinizzazione e alla vicinanza con Dio, quanto la compassione che con pietà e gioia l'anima porta a coloro che ne hanno bisogno. Il Logos, infatti, ha indicato che chi ha bisogno di essere beneficiato è come Dio. Quanto avete fatto a uno di questi piccoli, dice, l'avete fatto a me. Matteo 25,40. È Dio che parla e molto più dimostrerà che è veramente Dio, per grazia e partecipazione, colui che può fare il bene e che lo fa, poiché con felice imitazione ha preso su di sé la forza e la proprietà del bene che ha fatto. Massimo il Confessore, Mistagogia, capitolo 4, 24. Gesù cade la seconda volta. La seconda caduta di Cristo è l'occasione per noi di contemplare l'intensità e la forza dell'amore del Signore sdraiato sulla polvere della terra.
Sembra che la croce e il peso del male vincano, ma in realtà il volto del Salvatore accoglie la pressione del male per essere spinto nell'ultima cavità dove esso si poteva annidare. La mano posata sul suolo, lo sguardo che lo fissa intensamente, lo penetra, l'orecchio posato sopra. Tutto in Cristo cerca di sentire e raccogliere il triste racconto della terra intrisa del sangue versato da Caino e dalla sua discendenza fino alla fine del mondo. La terra silenziosamente se n'è impregnata. E il Dio misericordioso raccoglie la sua testimonianza del male. Ora la terra può sentire di nuovo il respiro di Dio, il suo soffio, la sua mano, nuovamente all'opera per riplasmare e rigenerare l'uomo nuovo. Solo che questa volta la terra sarà impastata con il sangue del Signore. Essa aspetta che gli uomini rigenerati dalla risurrezione cooperino all'evento cosmico dell'ottavo giorno, soffrendo già da ora le doglie del parto perché cielo e terra nuova stanno nascendo. La croce che schiaccia Cristo al suolo potrà allora emergere dalla materia del mondo come sigillo dell'amore con cui Dio lo ha creato e ora redento. Il Figlio di Dio, per essere stato crocifisso, ha messo la sua impronta sull'universo in forma di croce, sigillando in qualche modo l'universo intero con il segno della croce. Ireneo di Lione, dimostrazione della predicazione apostolica, SC 406-34. La croce è il sigillo delle creature, è il loro stampo, in lunghezza e in larghezza, secondo il suo segno, tutto è sigillato. Efrem il Siro, Inni sulla Fede, 24:8. Le donne di Gerusalemme piangono su Gesù. Il passaggio di Cristo in mezzo alla folla nel suo cammino al Calvario provoca nell'umanità un discernimento. Il peso della croce si fa sentire. Ecco allora quelli che lo vogliono vedere a terra, quelli che non vedono l'ora di inchiodarlo, quelli nei quali la scena provoca la soddisfazione crudele della violenza e dello sfogo dei cuori ingolfati da una passione amara. Ma ecco anche coloro che, più che dalla croce, sono attratti da colui che la porta, dal suo volto, dal suo sguardo, dalla presa delle mani con cui tiene lo strumento della sua condanna. Da una parte tutta un'agitazione oscura, dall'altra una compassione silenziosa, un sentimento che fa aderire a colui che la compassione accarezza, consola e sostiene. La vita ha la sua sorgente in Dio e la donna ne è sua custode privilegiato. Genesi 3:20. Perciò le madri attorniano il Signore con i loro volti morbidi, commossi, belli, pietosi. Fanno il lutto per lui come si fa per un figlio unico, come si piange per il primogenito. Zaccaria 12:10. Cristo però orienta la loro compassione non su di sé, ma sui loro figli. Su di loro bisogna piangere perché sono figli di una generazione che si è chiusa all'amore di Dio. Dai dolori del parto nasce un frutto che rallegra la madre, ma il peccato ha fatto sì che la vita legata al sangue della madre muoia. Le madri intuiscono che sta per essere versato il sangue che dà la vita e che non muore più e aspirano a questa vita per i loro figli. Altrimenti, beate le sterili e i grembi che non hanno generato. Luca 23, 29. Sembra che l'uomo di Dio sperimenti tre nascite. La prima, dal grembo alla creazione. La seconda, dalla schiavitù alla libertà, dall'essere uomo all'essere figlio di Dio.
qualcosa che ha luogo per grazia al battesimo. Mentre la terza nascita è quando uno rinasce di suo volere da un modo corporale di vita ad uno spirituale, ed egli stesso diventa un grembo che fa nascere una completa autorinuncia. Filippesi 2,7. Filosseno di Babbug, Omelia 9, capitolo 1, 3,4,2, capitolo 2, 3,2,7. Gesù cade la terza volta. Ormai la croce copre quasi totalmente Cristo. Lo spazio tra il male, il peccato e la terra come umile testimone e vittima si restringe sempre di più, tanto da terrorizzare con la possibilità che il peccato possa sterminare la vita. Il peccato riesce a trasformare il giardino in un deserto, in una terra di salsedine, Geremia 17,6, dove non c'è vita. La Bibbia comincia la sua rivelazione con un giardino traboccante di vita e finisce con una splendida città adorna come una sposa. Tra l'Eden e la Gerusalemme celeste si innalza l'orgoglio del peccato e del male, che cerca di schiacciare, di usurpare, di seppellire. E il Cristo si lascia vincere, si lascia schiacciare, compiendo così l'opera della redenzione, dove il suo volto rimane l'unico spazio di vita. In questo volto si impastano tutti gli schiacciati dal male e dal peccato, per entrare in lui, in quell'amore che, anche se ucciso, risuscita e cammina. Proprio dallo scorcio di luce sprigionato dal volto del Redentore, riparte il nuovo esodo dei redenti che popoleranno la città che scende dal cielo. Dio non ci ricrea della stessa materia con la quale ci ha creati. Infatti fece il primo uomo prendendo il fango della terra, ma per la seconda creazione dà il proprio corpo e per rianimare la vita non si limita a fare l'anima più bella lasciandola però alla sua natura, ma versa il suo sangue nel cuore dei comunicanti, facendo sorgere in essi la sua vita. Allora aveva soffiato un alito di vita, adesso si comunica con il suo stesso spirito. Nicola Cabasilas, La vita in Cristo, capitolo sesto, 617b. Ogni membro della tua carne santissima ha sopportato per noi l'ignominia, il capo le spine, il viso gli sputi, le guance gli schiaffi, la bocca il sapore del fiele mescolato all'aceto, le orecchie le empie bestemmie, le spalle, la clamide di derisione, il dorso, la flagellazione, la mano, la canna, le stirature di tutto il corpo sulla croce, gli arti, i chiodi e il costato, la lancia. O tu, che hai patito per noi e ci hai liberati dalle passioni, tu che sino a noi sei disceso nel tuo amore per gli uomini e ci hai innalzati, o Salvatore onnipotente, abbi pietà di noi. Liturgia bizantina, Ufficio della Santa Passione. Gesù spogliato delle vesti. Adamo ed Eva, creati ad immagine di Dio e posti nel giardino dell'Eden, erano vestiti di gloria, non erano nudi. La loro vicinanza a Dio e la forza della loro similitudine al Creatore li manteneva al cospetto della luce divina. Ma dopo il peccato, l'uomo constata di essere nudo. La luce si è spenta e nell'ultimo imbrunire scoprono che sono feriti e possono morire. La nudità esprime la nuova identità dell'uomo segnato dal peccato e dal suo salario, cioè la morte. La paura di sparire e di essere sopraffatti diventa una costante presenza nel cuore. Nasce la paura per sé e con ciò l'imperativo di salvare se stessi. Bisogna rubare ciò che si è perduto, la vita.
una bramosia però che porta sempre al fallimento. Il Signore si lascia mettere nella stessa situazione e assume la paura dell'umanità, si presenta totalmente consegnato, senza difese, pronto a lasciarsi umiliare. Cristo, nudo, ci ricorda che in Lui l'umanità peccatrice si è spogliata dell'uomo vecchio. Lui che non conosceva il peccato fu trattato da peccato, affinché l'umanità potesse essere rivestita di luce e di gloria. Lui spogliato e vulnerabile, noi rivestiti e salvati. Romani 13,14, Galati 3,27, 2 Corinzi 5,4. Dopo esservi spogliati al battesimo, eravate nudi, imitando con ciò Cristo nudo sulla croce, che con la sua nudità ha spogliato i principati e le potestà, e che arditamente sulla croce li ha trascinati nel suo corteo trionfale. Poiché le potenze del male abitavano nel vostro corpo, non vi è più concesso di portare questa vecchia tunica. Ed io non parlo qui della tunica visibile, ma del vecchio uomo che si corrompe nei suoi desideri mendaci. Cirillo Giovanni, Catechesi Mistagogiche, capitolo 2, 2. Con la tua spoliazione sul legno, in cambio della nudità del primo uomo, coprimi della tua gloria nel giorno del giudizio universale. Nerses Noarali, Gesù, figlio unico del Padre, 7,4,6. Gesù inchiodato sulla croce. Una mano di uomo prende il piede del Figlio di Dio e lo inchioda alla croce, al male dell'umanità. I piedi inchiodati esprimono la fine della libertà. L'inchiodato non è più libero. Ma Cristo ripeteva di essere venuto nel mondo per essere consegnato nelle mani degli uomini, Marco 10,33. E Paolo afferma che Lui si è dato a noi quando eravamo ancora nemici di Dio, Romani 5,10. Il dono di sé dice quale grande amore ha Dio per affidarsi così. La libertà inabita l'amore dal di dentro, come quel sale senza il quale il cibo si guasta. L'amore rende dunque così liberi da essere in grado di diventare un oggetto nelle mani violente del male che costringono, limitano e uccidono. Ma Cristo stesso ha detto che la vita non gliela toglie nessuno, perché Lui stesso la offre. Giovanni 10,18. L'amore per il Padre, a cui lui vuole obbedire in tutto, coincide praticamente con le mani violente che lo inchiodano, l'amore per il Padre e per gli uomini. L'uomo peccatore o fissa lo sguardo sul peccato con bramosia e passionalità, o è inchiodato sul peccato da un tragico senso di colpa. Ora Dio si lascia inchiodare lì, su quel male, su quel peccato, su quell'albero sul quale l'uomo all'inizio, nella tentazione, ha posato il suo sguardo. Tutto questo affinché l'uomo lo incontri e scopra di non essere un oggetto, ma una persona con un volto e un amore libero. Cristo unisce nell'amore la realtà creata e increata, o meraviglia dell'amicizia e della tenerezza divina per noi, e mostra che mediante la grazia le due realtà sono una sola cosa. Il mondo intero entra totalmente nel Dio totale e divenendo tutto ciò che Dio è, eccettuata l'identità di natura, riceve al posto di se stesso il Dio totale. Massimo il Confessore, Ambigua, PG 91,
1308-1309. Cristo muore sulla croce. L'umanità ha finalmente ottenuto ciò che voleva, cioè uccidere Cristo, e anche Dio ha ottenuto il suo, cioè togliere il male del mondo e il peccato dell'uomo. Ma per questo Cristo doveva morire, e per morire doveva soccombere al peso del peccato. Mentre giace sotto il male e se lo addossa, viene innalzato come il serpente di Mosè. Cristo muore solo perché la morte possa pensare di averlo vinto, ma in realtà è lui che l'ha assorbita tutta quanta e l'ha fatta bruciare nell'amore del Padre. Lui è morto al posto nostro e ora la morte per noi non è più la fine di tutto. A noi è data la grazia di morire con lui, una morte simile alla sua, nel battesimo. Con ciò la morte non è più definitiva, è interamente nel tempo e perciò è dietro di noi. Davanti abbiamo ciò che è già stato vissuto nel battesimo, la piccola risurrezione e nell'Eucaristia la vita eterna. Lo sguardo sul Cristo crocifisso è lo sguardo sull'amore folle di Dio per l'uomo. Si è consegnato perché ci ha amato tanto da ritenerci degni del suo affidamento. Noi abbiamo deposto su di lui tutta la nostra morte affinché lui morisse, ma noi rimanessimo vivi. Il Cristo, trafitto sulla croce, è l'immagine di Dio che noi, per la sua grazia, abbiamo potuto plasmare con le nostre mani. Noi abbiamo plasmato la sua morte, ma lui ci lavava con il sangue, dandoci la vita. Cristo si addormenta solo per quel momento e subito, dal costato del nuovo Adamo, nasce la nuova umanità. Cristo dormì sulla croce e il battesimo uscì da lui. Lo sposo dormì e il suo fianco fu trafitto nel suo sonno. Fece nascere la sposa, come accadde con Eva, in Adamo suo tipo. Il silenzio del sonno di morte cadde su di lui sulla croce, e da lui uscì la madre, il battesimo, che fa nascere tutti gli esseri spirituali. Il Signore di Adamo produsse la nuova Eva nel suo sonno, per servire come madre dei figli di Adamo al posto di Eva. Acqua e sangue per modellare figli spirituali usciti dal fianco del vivente che morì per dare vita ad Adamo. Giacomo di Sarug, Omelie, Vegian, capitolo 2, 589. Gesù deposto dalla croce. Come nelle antiche icone, questa scena è il primo gesto di tenerezza dell'umanità su Dio, sul corpo morto di Cristo. Dopo il suo sacrificio, adesso l'umanità è capace di amare perché è redenta. Il peccato è vinto, la legge della morte, mors tua vita mea, è superata. Se prima le donne si avvicinavano a Gesù con uno sguardo compassionevole, ora un uomo, Giuseppe d'Arimatea, fa lo stesso. Così tutta l'umanità si stringe a lui. Giuseppe prende il suo corpo come all'inizio il Signore aveva preso l'umanità. Accoglie il corpo di Gesù, ma in realtà è lui ad essere abbracciato dall'amore di Dio. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi. Prima Giovanni 4:10. I profumi con cui viene unto il corpo di Cristo hanno un significato nuziale. Finalmente Dio e l'uomo si possono incontrare e contraccambiare l'amore. Ora l'amore è amato. Il mondo non riconosce Cristo, ma può vedere coloro che sono stati toccati dalla morte e risurrezione del Signore. Tutte le nostre paure, rabbie, rancori, risentimenti e morti sono raccolti nella sua morte.
Chi porta in sé la morte di Cristo è libero della propria morte ed è capace di amare perché non ha più paura per se stesso. Chi vede in tali testimoni questa compassione, questa tenerezza, vede in loro il gesto che indica Cristo. Sono loro che diventano il corpo del Signore, il corpo che fa trasparire al mondo il suo amore. Il sole di giustizia fu schiodato dalle braccia della croce. La Chiesa lo ricevette e baciò le sue ferite dicendo: Nostro Signore, abbi pietà del tuo corpo che giace nella corruzione, nello Sheol, sul quale la morte ora regna. Ed egli le disse: Abbi pazienza, Chiesa amata, perché io mi alzerò e risorgerò. E i miei amici gioiranno in me, alleluia, coloro che confessano la mia passione. Vivente, creatore di vita e datore di vita, Signore, con il dolce incenso della tua dolcezza e l'odore delizioso della tua bontà, sei disceso nello Sheol e vi hai respirato dentro la resurrezione e la vita. E con il profumo degli aromi della tua morte hai ucciso la morte. E hai portato via i suoi tesori, e con la tua nuova vita hai rallegrato coloro che giacevano nello Sheol e li hai deliziati con la buona notizia della resurrezione. Liturgia Siro-Antiochena, Sabato Santo, preghiera della sera. Gesù deposto nel sepolcro. Cristo è morto. È come se riposasse, come se fosse calato un sonno profondo su di lui, ormai senza il peso della croce. A questo punto sembra uscito dalla vita e dalla storia. Nessuna folla per applaudire, come all'ingresso a Gerusalemme, niente spettatori per compatire, come al Getsemani, nessun testimone per tremare, come al Calvario. Ma tra le tenebre del buio e l'alba del giorno pasquale, Cristo è nella più grande attività. Scende nella tomba per ritrovare Adamo, Eva e riportare l'umanità risorta con lui verso il Padre. Perché vive nello Sheol, dove tutto è in ombra, il tema della luce è fondamentale, come quello della speranza del giorno. Qualcuno deve venire. È sul punto di arrivare, si deve manifestare. Nel battesimo siamo stati tirati fuori dalla tomba. La nostra vita è stata segnata da qualcuno che ha toccato il nostro corpo morto con amore, ci ha ridato la vita, ci ha rivestito della tunica, ci ha infilato l'anello al dito e ci ha messo a tavola. Noi ci troviamo spesso nella notte del chicco sotterrato che è già morto. Ma non è ancora spuntato il germoglio, in queste lunghe ore verso l'alba ci convince l'attesa di colui che è già venuto a prenderci. Parla la morte. La morte di Gesù è un tormento per me. Vorrei averlo lasciato vivo, sarebbe stato meglio per me che la sua morte. Qui c'è un uomo la cui morte trovo detestabile. Alla morte di ogni altro io gioisco, ma la sua morte mi tormenta e aspetto che torni alla vita. Durante la sua vita egli ha fatto rivivere e portato di nuovo alla vita tre morti. Ora, attraverso la sua morte, i morti che sono venuti di nuovo alla vita mi calpestano alle porte dello Sheol quando vado per trattenerli. Gesù Re. Accogli la mia richiesta, con la mia richiesta prendi i tuoi ostaggi, porta via come tuo grande ostaggio Adamo in cui tutti i morti sono nascosti, così come quando l'ho ricevuto, in lui tutti i vivi erano contenuti. Come primo ostaggio io ti do il corpo di Adamo, ascendi ora e regna su tutto, e quando io ascolterò il suono della tua tromba con le mie stesse mani, condurrò i morti alla tua venuta. Efrem e il Siro, inni di Nisibi,
36, 13, 17.